Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack. Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco. Sentite, ma anche voi siete un po' come me, cioè lasciate in giro sparpagliati nella vostra stanza tutti i vostri disegni. Un disordine! E allora quello che ci serve è un laptop, cioè un PC portatile. Non ce l'avete? E questo che cos'è secondo voi? Guardate, meraviglioso, questo è lo schermo, poi c'è la tastiera e c'è anche il mouse. Poi lo apriamo e dentro ci sono altri disegni. Beh, bello, eh? Ne vogliamo provare a fare uno insieme? Molto semplice. Innanzitutto abbiamo bisogno dei tre lati di una scatola. Eccola qui. Li apriamo e facciamo in modo che i tre lati siano leggermente più grandi di 3 cm circa di un foglio di carta A4. Ecco, più o meno abbiano queste dimensioni. Ma dobbiamo fare anche in modo che i lati si richiudano l'uno sull'altro, insomma si richiudano su se stessi. Poi prendiamo il quarto lato della nostra scatola. Eccolo qui. Appoggiamo il nostro foglio di carta A4, ne tracciamo il contorno, ah perfetto, e poi guardate un po' che cosa dovete fare. Con un pennarello e con l'aiuto di un righello tracciate un altro rettangolo all'interno e a pochi centimetri dal primo. Poi ritagliate questa parte centrale. Ora abbiamo una cornice delle dimensioni della vostra carta da disegno. Con gli avanzi di pezzi di cartone dobbiamo ritagliare tre strisce che siano lunghe circa 25 cm e larghe 3,5 cm. E poi guardate! Con della colla in stick fissate la prima striscia a filo con il bordo esterno inferiore della vostra cornice. Eccola qui. Incollate un'altra striscia lungo uno dei bordi laterali. Bene. Poi fissate l'ultima, la terza, sempre a filo sul lato opposto. Vedete? Non è stata messa alcuna striscia sul bordo superiore. Ora passate dell'altra colla su queste tre strisce. Qui viene fatto velocemente per darvi una dimostrazione, ma voi abbondate con la colla. Rivoltate la cornice e incollatela nella sua posizione sull'altro pezzo di cartone. Mi raccomando, a circa un centimetro al di sopra del punto di piegatura della vostra cartellina. Lasciate ad asciugare la colla e adesso dovreste avere una cornice dove si possono inserire ed estrarre i vostri disegni. Comunque è sempre meglio fare prima una prova. Prendiamo un foglio e lo infiliamo dentro, vediamo un po' se c'entra, eh? E voilà, è perfetto! E questo sarà il monitor del nostro computer. Dunque, il motivo per cui abbiamo lasciato un centimetro di spazio tra una sezione e l'altra è per permettere al computer di richiudersi e di aprirsi perfettamente. Ok, adesso abbiamo bisogno di un foglio di cartoncino sottile, che deve essere grande come una delle sezioni del computer, ma deve essere tagliato esattamente a metà come questo. E poi, guardate! Prendete la prima striscia di cartoncino e passate un po' di colla in stick lungo i due lati corti e poi su uno dei lati più lunghi. Fate la stessa operazione anche sulla seconda striscia. Aprite i lembi della vostra cartellina, prendete una delle due strisce e tenendo il lato lungo, quello pieno di colla rivolto in basso, incollatela poco al di sopra della prima piegatura. Ora incollate anche l'altra. Tenete sempre il lato con la colla rivolto in basso e fissatela in corrispondenza del bordo inferiore della vostra cartellina. Queste tasche vi serviranno per contenere gli altri vostri lavori e la carta da disegno. Ora che tutti i componenti del nostro computer sono assemblati, possiamo passare a dipingerlo. E allora ispiriamoci ai computer veri e lo dipingiamo tutto di grigio con il monitor azzurro, esattamente come questo. E poi passiamo ad aggiungere tutti gli altri dettagli. Chiudete l'ultimo lembo della cartellina e cominciate a disegnare in questo punto la tastiera del vostro computer portatile.
Se non vi ricordate bene com'è la tastiera di un laptop, potete sempre copiare i dettagli da una delle innumerevoli riviste specializzate, o se avete la fortuna di averne uno in casa, beh, allora copiate da quello. Altrimenti date libero sfogo alla fantasia e createne una originale e nuova esclusivamente vostra. E quando siamo contenti del nostro disegno di base, allora possiamo aggiungere tutti i dettagli che vogliamo, come ad esempio, vedete questa tastiera e poi qui c'è anche il mouse. Ah, ma questo computer è di una marca speciale, infatti è della marca Art Attack. Bello, eh? Allora adesso non ci resta che mettere dentro il disegno che vogliamo vedere nel monitor. Ed eccolo qua. Ah, ma non dimentichiamo che il nostro computer conserva anche dei disegni. E dove li conserva? Naturalmente nelle tasche, vedete, che abbiamo creato qui sotto. Bene, adesso ragazzi provateci anche voi e fate un computer portatile porta disegni come questo. Ciao ciao, sono sempre io, il vostro capo! Oh, un attacco d'arte davvero pratico! Allora, per fare il vostro portadisegni portatile, ritagliate i tre lati di uno scatolone, assicurandovi che ogni sezione sia leggermente più grande della vostra carta da disegno abituale. Sul quarto lato, invece, disegnate un rettangolo. Disegnate un altro rettangolo appena più piccolo del primo e ritagliatene l'interno per creare una cornice. Ora tagliate tre strisce di cartone e incollatele alla cornice sul bordo inferiore e sui due bordi laterali. Non dovete incollare nessuna striscia in alto. Passate dell'altra colla su queste strisce e incollatele in posizione. Ricordatevi di incollare la cornice a circa un centimetro di distanza dalla piega per fare in modo che il PC si chiuda bene. Ora ritagliate due pezzi di cartoncino sottile e passate un po' di colla lungo i tre lati. Incollatene una striscia sopra la piega e una sul bordo inferiore per creare delle tasche che conterranno i vostri magnifici disegni. Dipingete il vostro portatile di grigio e disegnateci sopra tastiera e mouse. Una volta finito ad aggiungere i dettagli, inseriteci dentro i vostri disegni preferiti. Ed eccolo qui, un modernissimo computer portatile fatto semplicemente con una scatola di cartone. Che tecnologia! A volte al nostro amico Nili, il grande artista, capitano delle cose veramente incredibili. L'altro giorno è andato a fare una passeggiata e dopo un po' si è trovato faccia a faccia con un dinosauro. Allora, lui ha sfruttato questo incontro per creare un attacco d'arte preistorico. Vediamo un po' che cosa combinerà oggi, ma soprattutto dove userà questi triangolini d'ardesia. Vai Nil, tocca a te! Thank you.
Bravo Neil, sei sempre un grande maestro. Addirittura degli pterodattili che aspettano di mangiare nel loro nido. Ma voi avete capito dove ha usato i triangolini di Ardesia? Lo vogliamo rivedere? Eccolo, arriva, li sta appoggiando e li ha utilizzati per fare i dentini aguzzi di questi piccoli pterodattili. Beh, geniale, come sempre. Ragazzi, secondo voi, quando facciamo un disegno con i gessetti o con il carboncino, che cosa è meglio usare? La carta normale? La carta da disegno? O magari la carta di riso? Nessuna di queste tre cose. Io vi dico che è molto meglio, ed è molto più elegante, sopraffino e lussuoso, usare questo, il cartone. Eh sì, proprio il cartone degli scatoloni. Eccolo qui. Questo tipo di cartone è ondulato ed è perfetto per fare dei disegni, soprattutto se utilizziamo i gessetti. Guardate. Ora avrete una dimostrazione di come il cartone è una tela ideale per il gessetto. Cominciate a disegnare premendolo bene sul cartone. Guardate come la superficie ruvida del cartone fa sì che il tratto rimanga ben marcato e risalti sullo sfondo. E così abbiamo visto come si comportano i gessetti bianchi, ma il cartone si presta perfettamente anche se vogliamo disegnare con il carboncino o con i gessetti colorati. Guardate! Anche il carboncino è facile da usare sul cartone ondulato. Ma anche con i gessetti colorati l'effetto è fantastico. Guardate come aderiscono alla grana del cartone. Ecco il traguardo. A proposito, siete riusciti a capire che cos'è questo disegno? Ma non se la cava male neanche quando utilizziamo i pastelli a cera. Guardate! I pastelli a cera funzionano a meraviglia abbinati ai gessetti bianchi e a quelli colorati. Il cartone ha questo bel colore beige neutrale che fa risaltare sia i toni medi che quelli più scuri. E alla fine basta sfumare leggermente il pastello a cera per dare l'impressione che le biciclette stiano veramente sfrecciando sull'asfalto. Ed ecco qui il nostro disegno fatto con i gessetti, il carboncino e i pastelli a cera su un pezzo di cartone. Ma se non volete usare il fondo naturale del cartone, allora potete sempre dipingerlo prima di fare il disegno, come è stato fatto su questo. Beh, adesso ragazzi, provateci anche voi, fate un disegno con i gessetti, il carboncino e i pastelli a cera su un comunissimo pezzo di cartone ricavato da uno scatolone. Provateci! Una trovata veramente geniale! Chi l'avrebbe mai detto che da un vecchio scatolone si riusciva a ricavare una tela perfetta per un quadro? Indovinate un po', anch'io sono riuscito a fare un quadro solo con il cartone ricavato da uno scatolone! Il quadro di uno scatolone di cartone, capito? Sono forte! Ci siete cascati di nuovo! Ne
nelle fiabe ci sono i personaggi buoni e quelli cattivi. Nelle fiabe nordiche poi i cattivi vengono rappresentati come se fossero degli esseri di ghiaccio e proprio perché sono di ghiaccio è molto difficile disegnarli. Ma non preoccupatevi perché oggi Art Attack vi viene in aiuto. Allora vediamo insieme come si possono disegnare questi cattivoni surgelati. Innanzitutto abbiamo bisogno di un foglio di carta colorata o bianca che abbia più o meno queste dimensioni e poi dobbiamo scegliere i colori. Possiamo usare sia le tempere che gli inchiostri, ma la cosa importante è che le tonalità del colore siano delle tonalità fredde, come ad esempio un verde, un viola, un bianco, un blu, ma va bene anche un argento. Iniziamo comunque da due colori classici, il bianco e il blu. Guardate. Versate una discreta quantità del primo colore che avete scelto nel centro del vostro foglio, grande più o meno quanto una moneta da 2 euro. Poi versate il secondo colore sopra il primo, stavolta in quantità leggermente inferiore. La parte più divertente ed imprevedibile inizia adesso, quando iniziamo ad utilizzare una di queste, una cannuccia da bibita. Guardate! Con l'aiuto della cannuccia cominciate a soffiare l'inchiostro dal centro verso l'esterno. Fate tutto il giro della macchia di colore e continuate a soffiare e a muovere la cannuccia da una parte all'altra e anche avanti e indietro. È un Art Attack molto divertente da fare perché non si sa mai che disegno verrà fuori alla fine. Lo scopo è di creare una bella forma ghiacciata che abbia dei lunghi steli di ghiaccio e delle venature che si dipanano dal centro. Quando avrete ottenuto una forma ghiacciata che vi piace, la lasciate ad asciugare. Ne possiamo ottenere tante diverse, potrebbe essere ad esempio come questa, ma non è detto, ragazzi. Adesso però dobbiamo fare la faccia al nostro personaggio e la faremo utilizzando uno di questi, un pennarello color argento. Guardate! Cercate all'interno del disegno dei tratti che assomigliano a quelli di una faccia. Queste creature surgelate, signori dei ghiacci, sono degli esseri poco raccomandabili, quindi fateli delle fattezze malvagie, degli occhi arcigni, un naso lungo e puntuto, una bocca sottile e cattiva. Il pennarello argento va bene perché ha un colore che ricorda il ghiaccio, ma volendo potreste usare anche il bianco o il blu. Potete aggiungere alla vostra creatura delle lunghe braccia filiformi con delle dita affusolate. Ed ecco l'imperatore dei ghiacci, il signore dei congelatori a 4 stelle, con la sua faccia d'argento. Alla fine usate un pennarello nero per far risaltare ancora di più i suoi lineamenti. Ed eccolo qui il nostro cattivone surgelato. Forte, eh? Ma la cosa più forte di questa tecnica è che ogni volta che facciamo un nuovo disegno avremo sempre dei personaggi diversi. Non ce ne sarà mai uno identico. Adesso vi faccio vedere degli esempi e vi mostro la mia galleria di mostri surgelati. Che ne pensate di questo? È un mostro fosforescente. E guardate invece quest'altro. È verde e nero su uno sfondo rosso. Attenzione, arrivano due mostri, uno verde e uno rosso su uno sfondo bianco. Ah, ragazzi, guardate questo, ma non vi sembra un drago? Un drago su uno sfondo nero. Ed ecco qui che arriva l'ultimo, il mostro verde che viene a prendervi. Insomma, provate anche voi a fare un mostro surgelato come questi. Purtroppo questo era l'ultimo attacco d'arte per oggi, ma io vi aspetto nella prossima puntata con tante nuove idee, ancora tutte da scoprire insieme, qui con Giovanni, qui ad Art Attack. Ciao!